Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Sergio Staderini, presidente Coingas da 2 anni, no? Amministratore unico. Amministratore unico. Sì, sono stato presidente, poi dopo le dimissioni delle consigliere sono stato nominato quindi sei stato prima soci. Presidente. Prima presidente. Poi amministratore. Poi amministratore unico. Perfetto, quindi sì, iniziamo a parlare di questa società storica per Arezzo, no? La Coingas ormai ha rappresentato e rappresenta, insomma, una parte importante dei servizi che hanno accompagnato questa città per tanti anni. Sì, sì. E nasce nella sua storia, appunto, è abbastanza lontana, nel senso che nel 1974 è stata costituita Coingas, subentrando, pensate, a Italgas, che se ci pensi oggi, insomma, Italgas è diventato veramente un colosso importantissimo a livello nazionale e anche oltre, e dette vita a questa società che fu appunto non solo fatta per Arezzo come municipalizzata, ma come consorzio, estendendo ovviamente ad Arezzo e provincia tutti i benefici che poi si sono ovviamente ribaltati su aziende e famiglie private. È stato un grosso contributo per lo sviluppo economico nella crisi che in quegli anni invece c'era, no? C'era austerity, ti ricordi? Beh, mi ricordo. Targhe alterne, Sandero. Domeniche a piedi, ma te che macchina c'hai? Che targa hai? Perché... sì, all'inizio fu un blocco totale, no? Non ricordo, ero piccolo, insomma, però si rimaneva sistematicamente tutti a casa. Dove eri? Ieri a mezzanotte scattava l'austerity, macchine tutte ferme, mamma mia. E lì la corsa a comprare la seconda macchina con la targa diversa, da quella, sì, perché la pari o dispari. Targa pari, targa dispari. Me lo ricordo, infatti. E quindi niente, Arezzo poi conobbe, come tutti sappiamo, il suo boom, e Coingas aiutò molto questa economia, agevolandola in tutto, anche come impatto ambientale, perché insomma prima si bruciava kerosene, gasolio, tutto che, insomma, come sai, invece il metano non inquina, quindi una volta consumato e che fa la sua funzione di calore non inquina, quindi. E è ad oggi rimasta una società importante, anche se ovviamente oggi esprime la proprietà di quello che faceva una volta Coingas, che è Estra, no? Perché molti confondono anche quello che è Estra Coingas, li vedo un po', la gente è rimasta un attimino un po', non tutti sanno come è composta, le due società cosa fanno di preciso. Allora, Coingas è, come ripeto, la proprietà di Estra per il 25%, l'altro 25% è della zona senese, della Siena e provincia, con Intesa SPA, e l'altro 39% fa parte di Prato, con Consiag. Tutti e tre si unirono nel 2010 per dare vita a Estra, ed ecco che trasferimmo tutte le nostre reti, tutte le nostre manovalanze, risorse, il nostro know-how si inglobò in questa nuova realtà che è Estra, dove svolge ovviamente il servizio di multi-utility. E quindi nasce questa società che poi sta avendo sempre più importanza, no? Vediamo una crescita continua da parte di Estra.
la mia esperienza nasce insieme a quella di Francesco Macri, no? Perché io lo nominai come presidente di Estra appena mi insediai a fare il presidente di Coing. E con Francesco io non avevo mai lavorato, né conoscevo lui, ma ci stavamo solo di vista, insomma, ecco, ci conoscevamo. Ed è nata subito una sinergia molto importante, perché ci siamo veramente resi conto che la nostra unione era la forza per Arezzo. I patti parasociali scaduti sono stati la nostra battaglia maggiore per riposizionare Arezzo nella sua sovranità amministrativa e personale. Quindi quello è stato veramente un lavoro che abbiamo fatto in sinergia totale, completa. Sono molto contento di questo, di quello che è successo, perché in effetti abbiamo trovato un'azienda un po' sbilanciata, insomma, ecco, quello sì, un po' micchino, messa da parte, e questo è stato il nostro primo lavoro. Sì, devo dire che negli ultimi 3 anni ad Arezzo un po' è cambiato il vento della gestione, per quanto riguarda la gestione delle società partecipate, ecco, c'è una mentalità nuova, ecco, questo devo riconoscerlo. Io, non solo per voi, ma anche per esempio per AISA Impianti. Sì, cioè, tante società che veramente hanno cambiato marcia, secondo me. Sì, è vero, ci sono veramente anche i miei colleghi del gruppo, che poi peraltro fanno alcuni capo anche Raghinelli, no? Nella lista civica che facemmo, perché io provengo da quella, ovviamente. Sì, anche Giacomo Cheri ci sta facendo un ottimo lavoro con AISA, Bernardo Mennini, Alatam, si stanno muovendo veramente bene. E questo non può che giovare sia al comune, ma soprattutto ai cittadini. Parlando di Arezzo, una città, questo è un argomento che affrontiamo spesso con i nostri interlocutori che salgono a bordo, e che ovviamente è una preoccupazione per tutti noi e per chi amministra la cosa pubblica. Ecco, un Arezzo che, pur essendo ancora una città importante dal punto di vista economico, strettamente economico, però insomma non è più l'Arezzo di 20 anni fa, neanche quella di 10 anni fa, purtroppo. Quindi insomma, si vedono segnali di crisi che sono preoccupanti, insomma, questo è indubbio. Rientra un po' in tutto il quadro generale, no? A livello nazionale, questo sì, purtroppo è così. Però ecco, ciò non toglie, perché l'ultima puntata avevo il presidente della Camera di Commercio, Sereni, il quale comunque ha ribadito e ha dato i numeri che, insomma, tutto sommato sono abbastanza incoraggianti. Ancora oggi Arezzo ha delle eccellenze dal punto di vista economico. Ecco, te come vedi il futuro di questa città, Sergio? Il futuro di questa città io mi auguro e spero, non solo per noi, ma anche per il futuro di questa città, i nostri figli, cioè, che sia veramente sempre più importante. C'è da lavorare tanto, per carità, i dati sono forse anche confortanti, però sinceramente ancora secondo me questa città non ha il suo, tanto per capirsi, perché girando ormai vedi le altre realtà, le altre città che vivono appunto di turismo, perché io mi riferisco proprio a quello, perché insomma credo che sia veramente una cittadina che molti piacevolmente poi scoprono, perché io la classica frase che ormai anche noi, tra noi, ce la rimbalziamo, non è manco più nuova, è che quando la gente viene qua, ma non si sapeva che adesso fosse così bello. Ormai è diventata una cantilena, è uno che è anche irritante, perché che non è mai stato sufficientemente aperto. È sempre lì. E insomma, si aspetta tutti questo boom, che è dovuto, perché effettivamente è dovuto. Solo che facciamo tantissima fatica, perché non abbiamo. Ma io spero molto in quella che invece sarà le fondazioni, sia che secondo me che ha fatto sia Rinelli che Marcello Comanducci,
perché dovrebbero snellire molto questa procedura, che invece a livello magari burocratico, comunale, quant'altro, di due ti impediscono di farle le cose. Mi riferisco anche a tante altre realtà che, insomma, bisogna un po' lasciare la briglia ad Arezzo. Ora non voglio ritornare sulla sovrintendenza, perché se no... Poi c'è quella famosa vicenda di cui mi devi parlare, insomma, io mi ero preparato la domanda, cioè quella vicenda legata a quel film che stava per essere realizzato, che poi che cosa è successo, sì. Sergio? Ma niente, lì... Allora, io credo molto, per quanto riguarda una promozione nel cineturismo, così si chiama, no? Che peraltro è stato con Marcello Comanducci uno dei nostri punti che abbiamo affrontato insieme in campagna elettorale, e lui la pensa come me, infatti la pensiamo con lo stesso identico modo, perché ci sono degli esempi eclatanti. Noi, esaminando i dati forniti dalla regione, non da noi, in campagna elettorale, vedemmo che, per esempio, Montepulciano, no? Che ha un bacino di utenza annuale intorno ai 400-500 mila presenze, dai dati che abbiamo visto. E nell'anno 2012, se non sbaglio, il dato fu completamente stravolto: da 500-400 mila presenze andò a 1.200.000. Ma più del doppio. È più del doppio. Che è successo? Hanno fatto? Ha dato vino gratis a tutti? Andiamo a vedere perché c'era, lì avevano girato il film, la famosa saga di Twilight, non so se qui tre o quattro, sì, dei vampiri, che è ovviamente, sì, l'idolo dei teenager, no? Perché ovviamente anche quello è un dato importante, cioè il cliente che del cinema è giovane, un po' come tutte le cose, e quindi il mercato lo fanno i giovani, e questo è un altro dato. Noi quarantenni, cinquantenni, insomma, al cinema ci si va molto meno, purtroppo, io ci vado, però insomma, ecco, il macro dato è questo. Quindi questa cosa è veramente impressionante, perché bisogna pensare, e ritorno a Montepulciano con questo film, che al mondo non ci sono persone che hanno tanti problemi nel dire, prendono il mappamondo e girano, voglio andare in Italia perché mio figlio o mia figlia vuole andare a vedere i posti dove è stato girato il film di Twilight, che è il suo idolo. Ma si spenderà 20.000 euro, ma che problemi c'è? Niente, si va, no? Cioè, c'è un mercato mondiale intorno a questa cosa qui, muove 80 miliardi di fatturato con 100.000 persone, cioè 100 milioni di persone. Quindi, ed è il veicolo, tutti, non dico nulla di nuovo, più immediato per farti conoscere. Voglio che tu scriva libri, l'immagine, lo sai, è quella che conquista tutti velocemente, in maniera, sì, molto rapida. Sì, diciamo che, e quindi, è un, ecco, mezzo perché... molto molto diretto e efficace, insomma, ricordiamo quello che è stato il film La vita è bella per Arezzo. Insomma, io ancora oggi ogni tanto trovo qualcuno in Piazza Grande, qualche turista, ma la scena di Maria getta la chiave era qui in questo punto, insomma, se la ricordano. Ora lì ovviamente stiamo parlando di un film che poi vinse l'Oscar, e quindi è stata una cassa di risonanza pazzesca. Quindi pensa te che occasione che abbiamo perso, perché anche lì, non so, mea culpa o meno, si è sfruttato zero. E quindi questo film doveva essere girato ad Arezzo? Sì, io film... sì, esatto. Venne Luca Verdone, che, insomma, io premetto, l'esperienza mia nel mondo del cinema è dovuta a due o tre progetti che esaminai quando ero un popolare di Vicenza, come Tax Credit, che ovviamente è una legge, perché che successe? Quando lo Stato tagliò i famosi soldi, i finanziamenti al mondo del cinema, non è che lo lasciò proprio a piedi, istituì questa legge, questo Tax Credit, che appunto ti dà la facoltà,
qualora tu decidessi di sovvenzionare, di partecipare alla produzione di un film, praticamente se dai 100.000 euro, 40.000 euro le detrai subito come credito d'imposta, quindi anziché pagare le tasse fai un F24, cambi un codice e tu sei a posto, è come se avessi pagato le tasse. L'altro 60% lo riprendi in 3 anni dalle case di produzione che ovviamente hanno l'opera in mano da creare. Quindi è un veicolo importante, perché poi ti ritorna anche una pubblicità, cioè sei la tua azienda va nei titoli di coda, insomma, ecco, c'è tutto dietro questo mondo a sostegno del cinema. E quindi sono venuto a contatto con vari personaggi, tipo Giovanni Veronesi, dove si sponsorizzò lì l'ultima ruota del carro, un bellissimo film con Elio Germano, Ricky Memphis, e ho conosciuto un po' varie persone nel mondo del cinema, tra cui Luca Verdone, che è, tra l'altro, a differenza del fratello, un uomo di una cultura incredibile. Infatti ha altri 2 o 3 progetti sui personaggi storici, è veramente una persona di una cultura infinita, che mi disse: guarda, io ho scritto veramente una bella sceneggiatura voglio fare un film sulla storia di Vasari, che peraltro inedito, no, perché nessuno si è mai occupato di lui. Ah, dico, bellissima. Mi ricordo che si sarà appena insediati noi con Marcello Comanducci, no, noi, ecco, Marcello Comanducci si era appena insediato a fare l'assessore. Glielo parlai, dice: ah, sei bello Sergio, bene, bene, mi sembra un'ottima cosa. Vengano a fare i sopralluoghi. Hanno individuato giustamente Arezzo, è la patria di Vasari. E viene Luca Verdone con la troupe, tutto Gianni Mariani, che era la produzione, Mauro Venditti della Filmarno, Virginia Vianello, che è una sceneggiatrice abbastanza importante, lavora per la Wertmüller, tra l'altro la nipote di grande Edmondo Vianello, quello è il marito della Mondai. E sono venuti ad Arezzo, li porto alla casa del Vasari, ovviamente, dove rimasti affascinati da la location, della location quanto mai insomma adatta, insomma, anche perché visto la stanza del Vasari è abbastanza asettica, non è che è arredata, no, c'è questa, c'è una stanza con dei quadri e basta, non è lì dove ovviamente l'artista scriveva le sue cose, diciamo, nell'era storica, intorno al 1400, quindi ecco che la stanza si prestava veramente bene. Ci informiamo per chiedere i permessi, perché dovevamo richiedere l'autorizzazione per girare un paio di giorni lì, mettendo una scrivania, mettendo l'attore, tra l'altro Lucio Selby, che ho conosciuto, un attore veramente bravissimo, inglese, irlandese. E girare un po', perché è un Vasari che si racconta anche un po', no? Oltre che ad essere stato un film. Insomma, per fartela breve, ci mettiamo in contatto con gli indirizzi che ci vengono forniti lì alla reception della casa del Vasari, però purtroppo senza esito alcuno. Questi indirizzi erano della soprintendenza? Sì. Della sovrintendenza, quindi io non sono mai riuscito ad avere una risposta veloce, né io né la casa di produzione, e purtroppo quando avevamo dei tempi strettissimi, perché Luca Verdone mi chiamava tutti i giorni, perché quando parte il set o quando parte proprio, cioè partono girare, anche i costi, quindi cioè, non è che bisogna tenere fermo un set, quindi, cinematografico, esatto. Cioè, non è mica, insomma, non è uno scherzo, è chiaro, no? A che mi venne in mente, per fortuna, che a Camaldoli, nel monastero, ci sono 4 opere originali del Vasari che lui dipinse quando fu ospitato lassù nel monastero, per rimettersi un po' in forza, perché era un po' deperito, lavorava troppo, e finché andò su al monastero di Camaldoli, dei monaci camaldolesi, per un attimino rigenerarsi, ritrovarsi, riposarsi.
che poi si riposò poco perché gli ordinarono quattro opere. Ma la faccia del riposo. La faccia del riposo e le fece anche lì. Quindi. E già che sei qui, insomma. Ecco, già che sei qui. Ti diamo da mangiare, da dormire, adesso ci fai un dipintino. Va bene, guarda. E quindi niente, ci fu questa. Mi ricordai, conoscevo Alessandro Rutili, che era l'economo dei monaci, e andammo su e è andata bene, nel senso che lì abbiamo poi girato due giornate del film, tra l'altro nel refertorio dei monaci, che era un ambiente molto, molto suggestivo, rimasto abbastanza, no, intatto, no, a quel sapore che veramente... Questo indubbiamente, però è stata un'occasione persa clamorosa, secondo me. Sì, perché per adesso, infatti loro mi dicevano: ma peccato, perché poi insomma la gente anche si irrita, no? Perché dice: come, io vengo a farti un'opera per Arezzo, siete da Arezzo, e neanche una risposta, insomma, ti puoi immaginare, no? La delusione. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Voi come Coingas siete sempre molto sensibili alle iniziative culturali, no? Appoggiate sempre, ovviamente facendo un'ovvia selezione, no? Perché immagino quante richieste possano arrivare, però insomma siete sempre presenti quando c'è un'iniziativa culturale importante. Sì, quello devo dire la verità, sia io che Francesco Macri con Estra siamo molto attenti a quelle che sono le proposte che ci pervengono dai nostri sindaci soci, dai comuni, che ovviamente esprimono nel campo della cultura. Noi abbiamo in grosso modo fatto una novantina di sponsorizzazioni per uno nel corso dell'anno, quindi cerchiamo di fare un po' tante cose, di coprire tante realtà, perché insomma non c'è solo la cultura, c'è anche lo sport, ci sono, laddove è possibile interveniamo, perché ritengo che sia giusto che una società come questa, a differenza di tante altre, perché si privi anche di un qualcosa di importante, perché insomma meno male sono diversi soldi in fondo all'anno, però per sostenere anche quelle che sono le varie associazioni, i vari centri sportivi, le associazioni culturali, insomma è una cosa che effettivamente veramente sono molto orgoglioso di questo, sono veramente contento di poter essere così di aiuto anche in cose nuove. E poi, abbiamo nominato Vasari, possiamo nominarne tantissimi, insomma Guido Monaco, insomma, questa è una città che ha dato Natale a persone importantissime, però quando Carducci disse che basterebbe la gloria ad Arezzo per diciamo il resto dell'Italia, insomma, non lo disse solamente Carducci, insomma, questa è una città che è stata fondamentale anche per la cultura italiana, insomma, questo bisogna darvi merito. E invece passando alla politica, perché insomma, c'è stata questa svolta nel 2015. Sì. Un'amministrazione che poi mi ricongiungo a quanto te hai detto, ha trovato qualche difficoltà, soprattutto dal punto di vista burocratico, è un classico quando cambiano i colori delle giunte comunali, poi dopo anni di amministrazione di un altro colore, insomma ci si trovi davanti a qualche piccola difficoltà. Però insomma adesso insomma,
diciamo che l'amministrazione Ghinelli sta lavorando con molto profitto. E buone cose, molto impegno, forse come al solito può essere sempre fatto qualcosa di più, no? Perché ovviamente bisogna non accontentarsi mai, soprattutto quando di mezzo c'è l'interesse pubblico. Insomma, esatto, no, infatti uno da fuori a volte, è vero, succede anche ai cittadini normali che non sono coinvolti nell'amministrare la città, no? Dici, ma chi ci vuole a spostare qui il vaso? Ma chi ci vuole? No, ma ha ragione, no, perché tutti si dice così, non è mica. Ma eppure, ma che fa questa? Ma perché? Ma come? Per me? Cioè, in effetti poi quando sei dentro la macchina comunale la burocrazia è veramente devastante. Quindi ti impedisce di fare delle cose così semplici che addirittura ti dici, ma. Ecco, che l'esempio del film sul Vasari è lampante, no? È evidente, proprio in riferimento a quello che stai dicendo. Sembrava una cosa semplice e scontata, poi invece arriva il veto che, ma che non ti spiega. Come dico sempre, pensavo di prendere un applauso, invece ho preso uno scapaccione. No, vabbè, in casa si porti a casa, quindi va bene così. Solo che purtroppo le cose poi alla fine non le fai. E il male te lo fai per te stesso. L'amministrazione sì, infatti stava lavorando bene, aveva citato una città un pochino statica, un pochino ingessata, ed ecco che ritorno infatti anche alle fondazioni, che secondo me sono una cosa molto importante, molto innovativa. Aspettiamo di prima di giudicare. Questo ha parcheggiato. Questo ha parcheggiato in mezzo alla carreggiata. In mezzo alla carreggiata. È vero che c'ha le doppie frecce, ma ha parcheggiato anche sulle strisce pedonali. Quindi sono un fenomeno. No, sono fermati i vigili urbani. Sarei curioso di vedere come va a finire. Un po' troppa indisciplina anche al volante. Noi Arezzo poi senza arriva dentro il negozio con la macchina. Questo. Ecco, ma come mai? Io vado nelle città del nord, io faccio degli esempi, no? Modena, Parma, Reggio Emilia, lì il centro storico è tutto pedonale, off limits alle macchine, qui sembra, cioè, tutti gli amministratori, centro-destra, centro-sinistra, che hanno provato a dire ma quasi quasi pedonalizzare, ci sono venuto fuori il finimondo. Ma cioè, nel corso non si capisce se è un passaggio pedonale o una pista da go-kart. Veramente, la mattina è un via vai di furgoni. Ma venendo a parlare di Sergio Staderini a livello, insomma, strettamente personale, no? Cioè, te hai diverse passioni che porti avanti. La prima, siccome insomma, ci conosciamo, so che insomma sei reduce dall'ennesima vacanza in moto, la moto per te costituisce un emblema di libertà, di libertà di movimento, anche di pensiero, di rilassamento, insomma stare dentro, con tutto il rispetto, ma insomma stare dentro una macchina. Cioè, diciamo che la moto ti fa vedere il mondo da una prospettiva completamente diversa, e quindi viaggiare in moto è una... Assolutamente. Quante moto c'hai, Sergio? Ma io ho un MGS da turismo, giusto per spostarmi con mia moglie per fare le vacanze oppure delle gite, e poi ho una Triumph del 95. Mitica. Amaranto, mitica. Amaranto, più sì. Un Thunderbird 900 con tre polmoni incredibili, 96 cavalli, quindi insomma qualche soddisfazione te la togli, ma non perché devi le corse, ma anche quando fai la sgassatina, il piacere di sentirla rombare in maniera importante ti dà veramente piacere. Sì, la moto è quel qualcosa che ho abbandonato solo per un breve lasso di tempo della mia Davvero? Vita. Come mai? Quando mi nacque la figlia. Ah. Mia figlia Arianna, sì. E nel 95 lei, quindi smisi anche di fumare, devo dire la verità, feci anche qualcosa di buono. Hai resistito poi? Sì, ho smesso, finito. Io fumavo da quando avevo 14 anni. Hai smesso di fumare. 23?
Sì, ogni tanto c'ho così, mi faccio prendere da un colpo di toscano e via, però insomma in maniera sporadica, non è che si può dire neanche che fumo il sigaro, insomma. E in effetti la paura, così, la responsabilità, perché uno sa benissimo che le due ruote non sono le quattro a livello di pericolosità, no? Quindi cerchi di abbandonare il rischio, però poi non ho resistito più e ne ho ricomprate addirittura due. E poi c'ho anche una Vespa, sono anche un vespista. Ah, ecco. C'ho una VL1T del 55. Una? VL1T del 55. Sarebbe, scusa, perché io sono appassionato di Vespa, ma non... Sarebbe la 150, perché c'era in quell'epoca tutti 125 col faro basso, no? Sì, esatto. Questa, la 150, la facevano ancora col faro alto, la facevano. Quindi ecco, si distingue per questo, dal motore e poi dal 55. Faro. Maggio del 55, ma del mio zio. Restaurata, conservata, come... È conservata. Conservata. O addirittura il... Voglio complementare il suo libretto originale, proprio una reliquia nel mondo delle Vespe, delle moto antiche. Vespe antiche è difficile, no? Perché o sono rimatricolate o sono state cancellate dal PRA, eccetera eccetera. Questa c'ho anche il foglio complementare, 235.000 lire la pagone. Ecco, poi c'hai anche un'altra grande passione per questa iniziativa che ti ha visto coinvolto, no? Perché c'è anche una maglietta da far vedere. Eh beh, questa me la porto dietro perché, ecco, vedi? Poti Picture. Questi tutti gli aretini dovrebbero averne. Spieghiamo, dai. Perché, beh, io penso che molti lo sanno, ma insomma, la Poti Picture cosa sia. Allora, la Poti Picture è una casa di produzione cinematografica per disabili, peraltro unica iscritta nel mondo. Questo è merito della gente che ci ha lavorato fino adesso, che io ho conosciuto e mi sono innamorato di loro, perché a parte a volte si dice la fede, gli angeli, le cose un po' più astruse, no, a volte credo che l'angelo sia quello che hai accanto, no? Dell'amico che non ti abbandona, dell'amico che ti aiuta quando c'è bisogno, anche se non c'ha le ali, va bene uguale, no? E questo è quello che sono questi ragazzi che sono dietro a questa cooperativa, il Cenacolo, che hanno fondato la Poti Picture e che si occupano di queste persone purtroppo meno fortunate di noi. E lo fanno con un amore che è incredibile, non può non toccarti, non può, come tutte le associazioni, perché non voglio mica, sto facendo nessuna classifica, sto solamente valutando quello che ho visto e quello che ho provato a seguito di quello che ho visto. Io ho conosciuto Daniele Bonarini, che peraltro è il regista, perché la Poti Picture ha in programma di fare un film. E Daniele Bonarini, Andrea Dalla Verde e Michele. E praticamente questi ragazzi mi hanno coinvolto ed hanno accettato che io collaborassi con loro per portare a compimento e realizzare questo film che si chiamerà Hollywood, così come si pronuncia, Hollywood. E gli attori sono proprio tutti disabili. Non è che questo è un film un po', come giustamente dice Daniele, contro Rain Man, no? Perché bravo quanto vuoi Dustin Hoffman, ma è una finzione, no? Sì. È colui il quale finge, oppure che c'era Il mio piede sinistro di Daniel Day-Lewis, che attori fantastici, per carità, però insomma sono cose finte. Questa è la cosa straordinaria e sconvolgente, che far fare un film a dei disabili non è una cosa, una passeggiatina, grazie all'amore che hanno questi ragazzi, sono riusciti a fare dei prodotti che hanno anche vinto dei concorsi a livello internazionale, sono andati là, hanno riscosso i premi, devi vedere, ci sono dei servizi, vi invito tutti ad andare sul sito che è www.potipicture.com e rendersi conto veramente di quello che è questo progetto.
E il film praticamente, essendo fatto da persone disabili, insomma, sono attori, quindi più che vedere le disabilità, si tira fuori le abilità del disabile, queste che hanno tanto da insegnare, che hanno tanto da insegnare alle persone che molto sono considerate sono tra virgolette veramente normali, ecco. Le persone tanto, sono innamorate dei Down, bella di questa storia, sì, perché non riescono, non fingono, non ti prendono in giro, capito? Oh, guarda, sono contento di avertela, diciamo, tirata fuori questa storia, sì, perché io credo che non tutti la conoscano. No, appunto, bisogna invece farla conoscere, anche perché bisogna portare a compimento questo film, perché sarà veramente una cosa, secondo me, straordinaria. È un road movie, non posso anticipare nulla, ma ti posso garantire, tra l'altro c'è già un protagonista che condurrà tutto, un nome abbastanza altisonante. Insomma, questo progetto piace perché è vero e realizzabile. Non è il solito film che ti fa vedere il disabile nella sua sofferenza, no, non è così, perché non è così, nel senso, a volte, ma perché ci devi perdere tempo, perché ci devi stare dietro, perché li devi tirare fuori queste cose dalle persone, perché se, siccome è indisabile, ma tanto che vuoi, è indisabile, che vuoi che fai? No, indisabile fa meglio di tanti altri, questo è quello che concordo. E quindi spero nel 2019 di fare veramente questa realizzazione. C'è un'importante casa cinematografica che gli è piaciuto il progetto, lo stiamo, spero, in questi giorni portando in fondo. Ci mancano ovviamente anche delle risorse che dobbiamo trovare, ma quello ci daremo da fare, insomma. Però ecco, voglio dire, al di là di questo, vi invito veramente ad andare a vedere un po', a informarci di questa cosa, perché da Aretini anche, insomma, voti qui, cioè, noi gli diamo anche una veste, un sapore particolare, no? Questo nome, che magari uno di Roma dice, vabbè, voti qui, cioè. E quindi ecco, spero che tutto scorra nel migliore dei modi. Entro la fine del 2018, poi te e un altro personaggio che risponde al nome di Andrea Scanzi, abbiamo in programma una gita in moto, fare con relativa mangiata, sì, sì. Bevuta e smaltita, perché smaltita, io in moto, dopo aver bevuto due bicchieri di vino, non monto, siamo sempre molto prudenti, insomma, però c'è questa cosa che è in cantiere, quindi sì, c'è questa passione delle due ruote che ci unisce. Anche lui è Harley Davidson e una Triumph. Sì. E siamo proprio in chiusura, io ti volevo fare un'ultima domanda personale, ecco, sul comodino che libro hai, o che libro, l'ultimo dei libri che hai letto? Allora, l'ultimo dei libri che ho letto, dato che sono stato in vacanza in Grecia, ho ripreso un po', ho comprato proprio l'altro giorno un libro sulla mitologia. Perché quella fantasia incredibile che hanno adoperato i greci, no? Che anche loro, peraltro, un popolo disintegrato, se vogliamo, cioè, te pensa i greci, no? Quello che erano gli egiziani e quello che sono oggi, incredibile, come si sia annientata una cultura, un popolo veramente di... Loro se la sono passata brutta, perché la Grecia brutta, è stata... E ora stanno, speriamo, insomma, stanno un po'... Si stanno riprendendo, rigenerando, e spero che vengano fuori. Però ecco, tutto quello che era la mitologia greca, che è bella, a me ha sempre affascinato, ecco, quindi ho ripreso molto volentieri, anche in concomitanza con questa vacanza, con questo viaggio, quello che è l'argomento della mitologia. Bene, pensavo Zorba il Greco, che è un grandissimo libro dal quale è stato poi tratto un film che ha reso famosissimo Anthony Quinn, ma il libro è straordinario, veramente, una cosa... Vabbè, e niente, siamo giunti alla fine del nostro viaggio, è stato
è stato un piacere, ti lascio su questa, questa sede storica che è un po' il vanto, no? della di questa azienda che costruì questo stabile degli anni 70, degli anni 70, anni 70. Insomma, sempre il suo perché, poi immerso qui nel verde, no, insomma, dai, ce la mettiamo tutta per conservare, anzi migliorare, e quindi vediamo. Bene, allora Massimo, ti ringrazio. Grazie a te. Grazie. È stato ovviamente veramente... mi farebbe piacere consegnarti come regalo la maglietta della Poti Pictures. Allora, facciamo così. Io l'accetto più che volentieri e la prossima puntata verrò con la maglietta della Poti Pictures. Perfetto. Grazie, Sergio. Niente, di nuovo. Ciao. Ciao, grazie. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci.